A proposito della Meloni a Palazzo Chigi, dovete sapere che abbiamo parlato tante volte della Meloni del tema donne, cioè io penso che esista in Italia alcune posizioni che a quelle donne sostanzialmente non possono ambire, quindi tutte le volte che una donna invece arriva in quella posizione, per me è una buona notizia. Detto questo, è venuta a trovarmi Mariana Boschi, donna, anche lei che fa politica, che ha vissuto anche tanti problemi da donna a far politica, e io ho detto, beh, io adesso gli faccio sentire cosa gli ho detto, così lei ascolta. A parte che già se n'ha pure rilanciata sta roba. Sì, ho già risposto. Sarebbe contenta che Giorgia Meloni diventasse la prima donna presidente del Consiglio nel nostro paese? Sono sincera, no, perché siamo avversarie politiche. Io faccio il tifo per le donne perché abbiano pari opportunità nel mondo della politica e pari rispetto agli uomini. Io preferisco che non ci sia un presidente del Consiglio sovranista, un presidente del Consiglio che guida a livello europeo un partito che ci avrebbe negato i fondi del Recovery Fund, che non avrebbe concesso all'Italia di avere 200 miliardi di euro da spendere come stiamo facendo in questo momento. Quindi io non chiedo sconti e non faccio sconti. Che cos'è questa? Una cattiva notizia perché la Meloni non è la Boschi non è solidale con un'idea complessiva di donne al potere? O una buona notizia? Perché in fondo le donne si devono confrontare sulle idee, penso che siamo donne o uomini. Penso che sia una buona notizia, penso che sia normale e per me è motivo di vanto, diciamo, non essere nel cuore di Renzi, di Boschi, di Italia Viva, che considero distanti anni luce dalla difesa degli interessi italiani. Penso che poi queste cose fondamentalmente le decidono gli italiani ci diranno se si sentono più rappresentati da Fratelli d'Italia o da Italia Viva, però una cosa la Boschi la devo dire, pretendo da un esponente politico del suo rango che sia preparata, e se la Boschi fosse preparata non potrebbe dire in televisione che se ci fosse stata Fratelli d'Italia noi non avremmo avuto i soldi del Recovery Fund, perché la Boschi deve sapere che Fratelli d'Italia è sempre stato favorevole al Recovery Fund, che ha sempre votato a favore del Recovery Fund e quando si è astenuta non l'ha fatto sul Recovery Fund, ma l'ha fatto sul fatto che si chiedessero alle aziende, per esempio con la plastic tax, risorse per coprire il Recovery Fund prima mente che... mente la Boschi, secondo la lei? La Boschi mente, come spesso fanno gli esponenti della sinistra su queste materie, e questa è una cosa che io non sopporto, perché io sono abituato a criticare i miei avversari, ma lo faccio su quello che fanno, non lo faccio inventandomi cose che non hanno mai fatto. E sul Recovery Fund le bugie che sono state raccontate sono infinite, come quando ci hanno detto che era merito dell'autorevolezza di Conte se noi eravamo stati uno dei paesi che avevano preso più soldi. Chi ha letto le carte del Recovery Fund, perché gli esponenti politici, secondo me, devono essere preparati, sa benissimo che le risorse del Recovery Fund sono tarate su alcuni fattori macroeconomici. Quindi, siccome noi siamo messi peggio degli altri, ci hanno dato più soldi. Allora, mi dica a proposito di cose su cui lei...